Gatta e la volpe in arte nel commedia, c'è chi risica e chi rosica. Io faccio la parte dell'editore. E ti chiami? Mi chiamo Lorenzo Loiali. E lui? In arte Giacomo Maria Stampatelli. Dottore. Dottore. Ma siete amici voi di vecchia data o no? Ma veramente che io ho conosciuto lui un mese quando sono stato chiamato a far parte di questo gruppo, che me lo porterò dentro al cuore per anni e anni e anni, perché mi è piaciuto tanto, ci ho creduto, mi ci sono applicato e qualcuno ha detto che in parte ci sono anche riuscito a fare questo ruolo. E lui? Però devo dire che una cosa, se mi permetti, che Massimo Testa va elogiato per come ci ha diretto, perché ognuno di noi siamo stati liberi di interpretare il ruolo, ogni sera cambiava, non sempre era le stesse scene, le stesse battute, proprio ci siamo impadroniti del parco e siamo andati avanti. Siamo piaciuti o non siamo piaciuti, questo saranno gli altri addietro. L'altro, il compare. Il compare così chiamato. È il sordo del compare che ci sente quando. Nella vita che fa? Nella vita reale? Nella vita reale ultimamente faccio il pensionato. Oggi per hobby faccio teatro. Ho trovato una splendida compagnia con delle persone squisite, un ottimo affiatamento con tutti. E per ultimo ho conosciuto il dottor Giacomo Maria Stampatelli. Dottore. Può darsi che vi metterete a fare gli editori dopo questa commedia? Noi volentieri, io farei volentieri se trovo tutti i scemi che mi danno 3.000 euro. Non è che ci perderei un po' di tempo, perché il ruolo era semplice, noi ce ne siamo impadroniti e andiamo avanti. Allora, se dovete convincere chi vi vede a venire a vedere questo spettacolo, un messaggio così proprio... Contatevi i soldi. Ma io credo che il messaggio più semplice sia quello di passare due sere in allegria con delle persone per bene, perché poi va anche sottolineato questo, con delle persone per bene che si applicano, che perdono del tempo che poi gli ritorna. Lui fa il pensionato, io invece faccio il vice pensionato, perché a metà della pensione sua me la passa a me. E invece di andare al bar a bere vi siete messi a fare teatro? No, anche perché se si imbriacamo, figuri che succede, già ci capiamo niente adesso. Ok.